Flavia Barigelli, medaglia d'argento agli europei, hai partecipato con l'Italia del sitting volley alle Paralimpiadi di Tokyo, insomma una stagione magnifica che oggi celebriamo con questo premio. Sì, è sicuramente stata un'annata fantastica, nonostante il Covid, nonostante le restrizioni, siamo riusciti ad allenarci, siamo riusciti a migliorare e diciamo abbiamo raccolto quelli che sono stati i sacrifici fatti durante l'anno. Ecco, secondo te, che lo vivi da vicino, che cosa ha di così speciale il sitting volley? Sicuramente tanta inclusione. Innanzitutto è una disciplina che permette a normodotati e disabili di poter giocare insieme e di potersi affrontare con tanto agonismo e quindi di andare oltre a quelle che sono le barriere fisiche o ai preconcetti che le persone possono avere verso la disabilità. Senti, ma Tokyo che esperienza è stata? Raccontaci un po' quei giorni, come l'hai vissuti. Allora, Tokyo è stata sicuramente un'esperienza bellissima, una delle più belle della mia vita. E, sono stati giorni pieni di emozioni, difficili diciamo, da passare in un periodo di pandemia, per cui avremmo voluto goderli in maniera differente, magari sentendo anche il calore delle persone che ci circondava, ci sarebbe piaciuto poter conoscere meglio le altre squadre, vivere di più il Tokyo che aveva in piano dei programmi per le Olimpiadi e le Paralimpiadi spettacolari. Sicuramente sono state bellissime e speriamo di poterne vivere altre di questo tipo. Senti, nel tuo 2022 azzurro cosa c'è in programma? Allora, nel 2022 abbiamo in programma il mondiale in Cina, dovrebbe essere a maggio, e a gennaio una coppa in Finlandia. Antonella, sei partita da Roma, poi da Roma è promossa arbitro regionale, da arbitro regionale ad arbitro nazionale, adesso c'è il mondo davanti a te. Sì, per ora c'è l'Europa e spero presto il mondo, comunque non mi dimenticherò mai le mie origini, anche perché sono veramente cresciuta grazie ai campionati che si fanno nel Comitato Territoriale di Roma e nel Lazio, perché abbiamo un livello sicuramente già dalle basi molto alto e quindi devo tutto anche alle mie origini e continuerò a ringraziarli finché la mia carriera durerà. Senti, com'è nata la passione per l'arbitraggio? Allora, così, dal nulla, non potevo più giocare perché avevo delle problematiche fortissime alle ginocchia, ho detto per rimanere nell'ambiente perché no l'arbitraggio e sapevo che l'allenatore non l'avrei mai potuto fare per la mia mancanza un po' di pazienza alcune volte e invece visto che serve tanta pazienza anche nell'arbitraggio, l'arbitraggio mi ha insegnato ad essere paziente, a saper aspettare e a non essere impulsiva. Quindi è una palestra di vita che consiglio vivamente a tutti. Grazie. Prego. Okay. Pietro Mele, presidente della Roma Volley Club, Acqua e Sapone Roma Volley Club. E quanta strada per arrivare in questa Serie 1, che cosa sta significando per te, per il movimento e per la città di Roma? La Serie 1 era un sogno, ho sempre detto che io e Roberto perseguiamo questo sogno dai tempi della scuola, l'abbiamo raggiunto ma non ci vogliamo fermare, adesso vogliamo continuare. Per il movimento per noi è stato un successo incredibile, abbiamo già visto in queste prime partite di campionato una risposta della città, di tutta la pallavolo laziale e romana, entusiasta al Palasport, e quindi questa è stata un'altra grande vittoria, perché anche noi veniamo dalla base, noi nasciamo da una società antica come giocatori, abbiamo fatto tutto il percorso con una piccola società di quartiere e piano piano siamo arrivati alla 1, con tante difficoltà, con tanta abnegazione, con tanto sacrificio. E adesso ce lo vogliamo godere, certo i primi passi della 1 sono complicati, il campionato è un altro mondo per carità, però abbiamo tanto entusiasmo e tanta voglia di continuare in questa strada.
Le migliori giocatrici del mondo stanno giocando a Roma, vi stanno affrontando, e quanta voglia c'è di avviare questo progetto per far sì che duri nel tempo? Allora, noi abbiamo avuto, non so se la fortuna o la sfortuna, che la prima partita di campionato in casa è stata con la squadra più forte del mondo, anche se ha perso la finale l'altro giorno, con Conegliano. Cioè, noi abbiamo avuto la prima partita contro i mostri sacri della pallavolo femminile, e lì capisci che quanto è bello e quanto è difficile arrivare in alto. Però con la politica dei piccoli passi, con una progettualità e una giusta gestione si può arrivare, specialmente a Roma, che è una piazza che tutti pensa che tutti dicono che sia complicata e difficile, però noi ce la mettiamo tutta. Professionalmente abbiamo alle spalle delle realtà importanti che ci danno una mano, sia io che, diciamo, l'altro fondatore Roberto, siamo due imprenditori, e quindi cerchiamo di gestire la situazione in modo oculato per portare avanti la Serie A1 qui a Roma. Che significato ha questo premio Lazio per la tua vita, per la tua carriera da allenatore? Una soddisfazione enorme, mi riempie di gioia e ne ripaga dei tanti sacrifici che ne ho fatti veramente tanti, e sono veramente contento e orgoglioso per me, per la mia società, per tutte e quattro generazioni di atleti che ho allenato. Genzano è una culla, no, della pallavolo nel Lazio. Che cosa c'è di speciale in questo territorio e cosa ti ha lasciato dentro? Ma di speciale c'è tanta umanità, c'è tanto altruismo, c'è tanto di tutto, perché Genzano è una società storica, iniziata nel 1969. Tutto quello che c'era da vincere abbiamo vinto, dalla terza categoria fino a B1. Abbiamo sperato per 2 anni la Serie A. È un grandissimo movimento fatto alle persone veramente per bene. E vorrei citare in questo contesto il mio amico del cuore, Gadiano Brandi Marte, che anche lui, che è stato un campione, ha vinto uno scudetto, è veramente una persona importante. Sono una persona che crede nello sport, in particolare nel volley, che è uno sport meraviglioso, ma soprattutto sono una persona, e alle mie spalle ho tanti collaboratori che mi aiutano nel portare avanti un progetto molto locale, molto nel sociale, molto inteso ad aiutare i ragazzi. E questo è l'aspetto che più mi interessa, devo dire la verità. L'aspetto che ulteriormente mi interessa è che il nostro attuale assessore allo sport ha aperto le porte a un bellissimo impianto che abbiamo ad Orte, finalmente ristrutturato, affinché la Federazione di Pallavolo possa utilizzarlo nel miglior modo possibile per creare possibilità, eventi, ma soprattutto per fare in modo che i giovani possano essere sempre più attirati da uno sport di squadra, uno sport di gruppo, uno sport per il sociale, uno sport di inclusione, uno sport di etnie varie, uno sport che lavora contro il bullismo. E questo è uno dei tanti, uno sport per la salute, uno sport per le tossico, per allontanarci dalle tossicodipendenze, anche quelle ludiche, e sono già numerose, e quindi è un valore aggiunto. E io questa sera non posso far altro che ringraziare tutti questi amici che ho incontrato di nuovo dopo tanti decenni, e mi avete, grazie a voi, ridato un nuovo entusiasmo, una nuova gioia, perché mi ha fatto capire questa serata in un posto, in una location bellissima, con persone di fama mondiale, che occorre continuare ad andare avanti.